Per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo parlamentare e chiedere l'autorizzazione a consegnare il testo. Grazie. Autorizzata. Collega Galgano. Grazie Presidente, per dichiarare il voto favorevole di Scelta Civica e per chiedere l'autorizzazione a consegnare il testo. Autorizzata. Collega Pini. Voto favorevole e chiedo l'autorizzazione anch'io a consegnare. Autorizzato. Alli. Voto favorevole di Area Popolare, chiedo autorizzazione. Autorizzato. Archi. Sì, anche Forza Italia si associa e vota favorevolmente, non senza però lasciare agli atti che non riteniamo accettabile che il Governo continui a portare in aula disegni di legge aventi oggetto autorizzazione a ratifica di più accordi al contenuto completamente disomogeneo. Quindi chiediamo al Governo in futuro di astenersi dal proseguire questa pratica. Comprendiamo che per motivi di opportunità e anche per cercare di ridurre i tempi, però riteniamo che dovremmo esaminare con più attenzione ogni singolo accordo senza necessariamente procedere a questi accorpamenti forzosi. Grazie. Grazie a lei. Adesso il collega Palazzotto. Io, Presidente, vorrei stigmatizzare una cosa a mio avviso molto grave. Noi stiamo discutendo di una ratifica di un accordo di partenariato con un paese di non poco conto, soprattutto in questo momento storico, per la storia e per le responsabilità che anche noi abbiamo sullo stato in cui quel paese è ridotto. Un accordo di partenariato tra l'Unione Europea e la Repubblica dell'Iraq. E lo mettiamo in un'unica legge di ratifica con un accordo